E cambiamo ora argomento andando a sentire l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Fava in merito alla richiesta del riconoscimento dello stato di calamità in seguito ai danni causati dal maltempo e al via libera all'esportazione dei salumi nostrani negli Stati Uniti. Assessore Fava, la maggior parte delle regioni del nord sono state colpite dal maltempo, l'agricoltura ne ha consentito, lei ha chiesto a Roma lo stato di calamità naturale, circa il 30% in meno di produzione. Sì, noi formalmente abbiamo scritto al Ministro per anticipare l'inizio e l'apertura della procedura che porterà al riconoscimento dello stato di calamità. Dalle informazioni che abbiamo raccolto ormai abbiamo ampiamente superato il 30% dei danni sulle produzioni vendibili e quindi è normale e naturale che si chieda questo tipo di formulazione dal punto di vista giuridico del riconoscimento dello stato di calamità, che avverrà però solo a rendicontazione avvenuta, quindi con improbabilità avverrà alla fine della stagione agraria, quando sarà rendicontato esattamente l'ammontare dei danni, non solo stimati ma anche effettivamente purtroppo riscontrati nei fatti. Questo è l'inizio di un procedimento che però lascia degli interrogativi aperti, perché il solo riconoscimento stato di calamità non ci soddisfa, ovviamente oltre a quello dovrebbero essere destinate delle risorse per gli indennizzi e ad oggi dal governo non arriva una risposta in tal senso. Passiamo però a una notizia positiva, proprio da oggi entra in vigore il provvedimento che consente l'esportazione negli Stati Uniti dei nostri salumi, perché è stato riconosciuto che gli animali delle nostre regioni non hanno, diciamo, la malattia vescicolare suina. Questo cosa comporterà per i nostri prodotti? Ma intanto va detto che erano 15 anni che aspettavamo, questo è un atto di giustizia. Finalmente gli Stati Uniti hanno riconosciuto un qualcosa che a livello europeo si stenta ancora a riconoscere, cioè che l'Italia non è tutta unita, non è tutto uguale. La vescicolare è un problema che è confinato ad alcune regioni del sud, in particolare delle isole, la Sardegna per citare quello che è il caso più emblematico, e noi da 15 anni subiamo il fatto di avere un pregiudizio complessivo sul sistema nazionale che non ci ha permesso di esportare le carni con meno di 14 mesi di stagionatura in giro per il mondo, i salumi con meno di 14 mesi ovviamente, che però sono la gran parte della produzione di salumi, quindi se è vero come è vero che in larga misura abbiamo avuto la possibilità comunque di esportare il prosciutto di Parma, che è l'unico prodotto che supera normalmente i 14 mesi, tutto il resto della nostra produzione della filiera suinicola era limitato all'esportazione interna al sistema comunitario. Questa è una grandissima novità che apre un mercato che vale più di 1 miliardo di euro nei fatti e che quindi darà la possibilità di un po' di respiro al sistema dell'export, che è l'unico sistema che poi regge in questo momento.